bellezza rara, speranza grande della vita mia, da secoli tu va denominata per la Madonna dello Petteroto, come una santa reggia, di adoro, ti tegno eternamente il tuo cuore. Grazie Carmelo. Questi sono alcuni versi di A Canzoneggia del dottor Mario Contarino. Naturalmente è una canzone molto più lunga, sono i primi versi. Speranza grande della vita mia, scriveva l'amico Mario. Speranza che anche per lui e la sua famiglia si è potuta trovare e concretizzare altrove. In questo caso a Bologna, come tutti sapete. Come tante, tantissime famiglie, tantissimi giovani, la speranza è stata trovata altrove, abbandonando a volte anche dolorosamente, con rimpianto, il proprio paese natio, la propria terra. Tanti, ve lo posso assicurare perché io mi tengo in contatto con tanti, vorrebbero ritornare a San Sosta. Vorrebbero ritornare volentieri se solo gli si offrisse una piccola opportunità, una piccola possibilità. Amici, tutto questo stride fortemente con quanto promesso negli anni passati. Il solito venditore di promesse false, di una improbabile occupazione esistente solo sotto le varie campagne elettorali. Promesse mai mantenute e sostituite poi da cocenti delusioni. Noi vogliamo scongiurare tutto questo. E se questo promettitore di fumo si dovesse palesare nuovamente, noi saremo qui insieme agli amici di Porta Aperte a aprire gli occhi un po' a tutti quei amici e giovani sansostesi che hanno bisogno di lavoro. Perché è arrivato il momento di dire basta, basta, ma basta veramente. Io sono un figlio di San Sosta, sono più grande di loro. Io ho sposato questa iniziativa perché avete visto che preparazione, avete visto dove si arriva. Cioè io un discorso come quello, mi sono piaciuti tutti, ma quello di tecnico, profondamente tecnico di Vincenzo, non l'avevo mai sentito, mai ascoltato a San Sosta. Quindi staremo attenti, staremo con gli occhi aperti questa volta, lo diremo in tutte le piazze, lo diremo tra le famiglie, che i giovani che hanno bisogno di lavoro non devono andare dietro più ai venditori di fumo. Io ho visto tanto fumo a San Sosta negli anni passati, da Trentino a questa parte. Nello stesso tempo, parallelamente, ho visto tanti amici emigrare per 500, 600, 700 mila euro al mese, Firenze, Bologna, Torino e quanto basta. Quindi bisogna iniziare a rimboccarci le mani. Io non ho preparato, sembra che ho scritto qualcosa, ma non ho scritto niente in realtà, erano solo quei versi. Perché merita, anche perché Mario era un cultore di San Sosta, della storia di San Sosta e anche di quel poco di cultura e di scrittura anche poetica su San Sosta, che adesso purtroppo ci viene a mancare perché ha seguito i figli a Bologna, come tanti altri genitori. Questa breve premessa l'ho fatta perché sarebbe il caso, insomma, di cominciare a guardarci in faccia. Perché adesso o ci diamo da fare o se no speriamo tutti quanti assieme. La situazione in cui ci troviamo adesso a San Sosta non ci permette più di fare false promesse ai giovani soprattutto. Perché, vedete, io ho visto quell'appello accorato di Olga, no? Nel darci da fare tutti quanti assieme, e nel cooperare, stare assieme per
sfornare idee, per sfornare progetti, per incominciare, per crescere. È un appello che veramente mi ha toccato l'anima, perché io l'ho sempre sentita questa cosa qui. E non voglio, io non, qua stasera nessuno ha fatto polemiche politiche, perché non è nel nostro stile, noi guardiamo al futuro, però dobbiamo dire che ci è mancato tutto questo negli ultimi decenni, quindi quello che dice Olga è qualcosa di sacrosanto. Mi hanno detto che mi devo occupare del turismo, non ho preparato niente, sapete perché non ho preparato niente? Loro sono preparati già perché hanno studiato, sono laureati. Io non sono laureato, quindi non ho preparato niente. Sapete perché non ho preparato niente? Perché il progetto per un turismo serio ce l'ho in mente e l'ho maturato sulla mia pelle. Perché a volte basta avere anche un diploma, poi dedicarsi alla lettura, conoscere posti diversi, avere contatti diversi, conoscere usanze, tradizioni popolari, conoscere tante altre cose che ci vengono poi messe a disposizione da altri popoli, ti fa crescere. E quasi ti fa laureare in questo settore, no? Quindi io ho un progetto in mente per quanto riguarda il turismo. Cosa che negli anni se ne sono dette di tutti i colori, cioè a me mi hanno fatto crescere con questa speranza, no? La speranza del santuario che ci voleva portare ricchezza a San Sosta. Io mi ritrovo adesso che non sono giovanissimo come loro, ma che ancora posso dire la mia, e comunque ho vissuto quegli anni in cui si è parlato tanto di santuario, si è parlato tanto di pellegrinaggio, però siamo finiti in un buco cieco, siamo finiti in una situazione senza, apparentemente senza uscita. Mi prendo qualche minuto in più, Raffè, perché purtroppo io sono anche un passionale, quindi mi piace approfondire un po' l'argomento. Anche perché quando parliamo di turismo non parliamo solo esclusivamente della visita al santuario. Parliamo di qualcosa che abbraccia tutte le materie, tra le quali anche quelle che loro hanno toccato questa sera. Allora, senza distogliervi tanto poi dalle mie sensazioni, dalle mie fantasie e dal mio orgoglio di San Sossese puro, vi metto a disposizione, d'altronde io voglio creare una sorta di riflessione generale. Voglio darvi un input, diciamo, su cosa si potrebbe fare a San Sosta attraverso il turismo, ma un turismo di qualità. A mio avviso, quello che conta effettivamente è l'offerta, quello che si offre al turista, al visitatore. Facendo un'analisi veloce, ci rendiamo tutti conto che abbiamo tanto da offrire, ma offriamo poco. Cioè abbiamo un territorio che ci ha dato, probabilmente Dio ce l'ha consegnato, tante possibilità, tante alternative, però che poi noi non siamo riusciti mai a sfruttare e mettere a disposizione di chi ci viene a visitare. Allora, la cosa principale per attirare l'attenzione di chi vuole venire a San Sosta, no, è fargli passare un periodo di tempo breve, medio, lungo, all'insegna della, innanzitutto della spensieratezza, del divertimento, della cultura, della conoscenza dei posti soprattutto, degli usi e dei costumi del posto, e anche della cucina tipica. Se noi mettiamo assieme tutto questo, è chiaro che poi chi ci viene a trovare al santuario, si fa il giro del santuario, 5 minuti, si va a fare la preghiera davanti alla Madonna, saluta la Madonna, e poi va via. E non passa nemmeno per un secondo da San Sosta, tra l'altro. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di qualcosa che poi a noi ci lascia poco, niente, ci lascia zero sul territorio. Allora, siccome noi parto da un principio che abbiamo, ripeto, il territorio ci ha messo a disposizione tante risorse,
sta a noi rimboccarci le maniche, e mettere a disposizione di queste potenzialità le nostre esperienze personali, l'intelletto di cui ognuno di noi è ampiamente fornito, e le altre risorse che sono a disposizione del nostro territorio. Allora, per quanto parlo di pacchetti turistici, parlo innanzitutto della cosa principe, che è il santuario della Madonna del Petroluto. Quindi mettiamo come punto di riferimento il santuario della Madonna del Petroluto. I prodotti agroalimentari. Allora, io, e ci arriverò piano piano, la mia bella esperienza che sto facendo con l'associazione, con i miei ragazzi del gruppo, andando in giro anche all'estero, sto vedendo, sto toccando con mano che i nostri prodotti, le nostre cose belle, sono molto apprezzate. Allora, se noi mettiamo a disposizione di chi ci viene a visitare il prodotto agroalimentare nostro, tipico, aggiungiamo al santuario un'altra cosa che potrebbe fare stimolare la fantasia del visitatore. Però dobbiamo produrre questi prodotti, non è che ne parliamo sempre e poi alla fine nessuno fa niente, perché nessuno ci crede realmente in queste cose. Io ci credo, se ci rimbocchiamo le maniche. Per esempio, un esempio molto pratico, ce lo può dare per esempio il nostro amico dottor Vincenzo Borrelli, che se puoi venire un attimo, dai, giusto due minuti, perché lui è laureato in questo settore, insieme al nostro imprenditore del settore di Loria, in cui lavora, è un'esperienza, è un esempio molto pratico. Io ti vorrei cedere il microfono per due minuti proprio per comunicare questa possibilità. Noi abbiamo questa possibilità. Pasquale mi prende all'improvviso. Come molti di voi sanno, sono responsabile assicurazione qualità del caseificio La Fornace, dell'imprenditore Salvatore Di Loria. Noi praticamente usiamo uno slogan, lo slogan che usiamo noi è fare qualità, ossia fare impresa e farla in modo sano e in modo tipico calabrese. Produrre qualcosa e garantire che questo qualcosa sia un prodotto di eccellenza per la nostra terra, e sicuramente io con il mio lavoro ho modo di contattare, di vedere diverse realtà. Cioè, l'impresa senza osti si può fare. Cioè, come è riuscito il signor Di Loria a fare impresa senza osti? Cioè, la gente può riuscirsi, può riuscire. L'importante è impegnarsi, puntare su un prodotto di qualità. Magari sarò ripetitivo, però è questo. L'unico modo per distinguerci dal resto è fare prodotti di qualità. In questo modo noi riusciremo a valutare questo nostro territorio e riusciremo comunque tutti quanti a proporre alternative di occupazioni, che comunque tra mille difficoltà noi abbiamo. Cioè, noi vediamo che qualcuno che è presente in sala ha definito il caseificio La Fornace come un'azienda del nord presente nel sud, ossia un'azienda che all'interno è il nord, però poi per quanto riguarda le infrastrutture è al sud. Questa cosa qua mi ha molto colpita, perché comunque è una cosa che ti lascia senza parole, perché comunque un uomo è capace di fare impresa, un uomo è capace di dotarsi di collaboratori validi che riescono comunque a fare un prodotto sano, un prodotto di qualità, ma poi viene bloccato dalle infrastrutture che sono presenti nel nostro paese. E quindi a questo punto dobbiamo combattere contro i trasporti, dobbiamo combattere contro le strade, dobbiamo combattere contro mille problemi, anche contro la diffidenza delle persone. Non lo so, in questo momento Pasquale mi ha preso veramente alla sprovvista. Niente, dobbiamo puntare sulla qualità. Ho visto su una slide di Olga, un secondo, una frase mitica di Steve Jobs,
Stay angry, stay foolish. Siate affamati, siate folli. Grazie. Alla sprovvista però molto efficace, perché comunque un ragazzo che si sta impegnando seriamente nel suo settore, quindi questo è un altro dei tanti esempi che a San Sosto abbiamo, tante intelligenze, tante professionalità, tante specificità. E io perché mi trovo con loro? Perché mi piace stimolare coloro che hanno delle specificità, che non devono essere per forza, diciamo che per una sorta di, che ne so, di bellezza esteriore solamente giovane. Io ho sempre detto anche in una riunione l'altra sera che anche un anziano di 80 anni che sia innovativo, che sia al passo con i tempi, può, anzi può insegnarci qualcosa di più addirittura dei giovani. Andiamo avanti perché non voglio dilungarmi molto, perché poi devo passare la parola al nostro presidente perché deve poi concludere. Andiamo avanti, questo, quello che sto proponendo è qualcosa, sono tutte cose realizzabilissime, cioè che non c'è bisogno di grandi fantasie, c'è solamente bisogno di voglia di fare, solo voglia di fare e di sacrificarsi per il bene comune. Allora, il pacchetto turistico, andiamo avanti. Chi viene a San Sosti può, deve essere messo in condizione di conoscere le tradizioni popolari. Le tradizioni popolari lo sapete benissimo, meglio di me, chi è più grande di me conosce meglio di me le tradizioni popolari San Sostesi, che sono quelle legate alla religione, quelle legate alle feste popolari, quelle legate ai costumi e tante altre cose. Poi naturalmente che si deve fare? Noi dobbiamo costruire un centro museale serio, non virtuale, assolutamente non virtuale. A San Sosto c'è bisogno di un museo, anzi di un centro museale. A questo scopo, proprio in questi giorni, la Regione sta finanziando 4 milioni di euro per favorire i centri museali, per completarli e per gestirli in maniera più adeguata. È proprio una notizia dell'ultima ora. Io personalmente stavo pensando di arricchire innanzitutto e farlo funzionare, abbiamo tante esperienze e tante ragazze e ragazzi che sono preparatissimi nel settore. Per esempio c'è la mia amica Anna Sirimarco che mi ha stabilizzato un giorno al santuario quando facevamo il raduno dei gruppi internazionali, ha spiegato loro che cos'è l'archeologia, che cos'è il territorio di San Sosto in maniera impeccabile. Abbiamo altri giovani che sono dedicati, penso ai Martucci e tanti altri ragazzi che sono dedicati per anni all'archeologia. A questo aggiungerei un museo della tradizione contadina e un museo delle arti di tradizione popolare, con il museo del carnevale San Sostese, di tutti i costumi fatti dall'epoca remota, quando è nato il carnevale San Sostese. La cucina tipica. Io penserei, qualcuno dice, ma ci sono troppi ristoranti a San Sosto, troppi bar, troppi ristoranti. Addirittura io lo metterei in maniera diversa, ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi eppure mal gestiti, non gestiti, ci mancherebbe, io non voglio offendere i gestori, anzi avrei voluto che sarebbero tutti qua dentro questa sera, per stimolare un po' le loro idee. Io vorrei più ristoranti, ma di qualità, di nicchia, proprio per costruire un polo gastronomico a San Sosto, di modo che dall'esterno dovrebbero vedere San Sosto come il punto dove si va a mangiare bene. Andiamo a San Sosto da Cosenza, perché a San Sosto si va a mangiare bene e possiamo scegliere il ristorantino che fa quelle tipiche pietanze, l'altro ristorantino che fa quelle altre tipiche pietanze e in compagnia bella cantante. Cioè la professionalità e la qualità. Allora, i posti letto. Avete fatto un attimo una riflessione su quanti posti letto abbiamo a San Sosto, pur senza facendo grandi sacrifici. Tra santuario, in casa del pellegrino, l'albergo Santa Croce, e qualche bread and breakfast, che è qualcun altro
che ne uscirà nei prossimi, penso, nei prossimi anni, specialmente se noi avremo l'opportunità di vedere la nostra, abbiamo in proporzione più costretti noi che Cosenza, in proporzione, perché noi siamo 2.000 abitanti, Cosenza ne fa 80.000. Quindi abbiamo molta ricettività. È un discorso che poi alla fine si coniuga bene con questo discorso dei pacchetti turistici, vero? Allora, io però aggiungerei un'altra cosa. Siccome il nostro centro storico sta decadendo e si è svuotato, un'amministrazione attenta dovrebbe fare di molte case del centro storico l'acquisizione, la ristrutturazione, case albergo. Addirittura io ho pensato, naturalmente io sto facendo una specie di dialogo, naturalmente non possiamo dare il microfono a tutti, è solo uno spunto per fare riflessioni, magari domani, dopodomani anche nella nostra sede possiamo parlarne a titolo personale. Se noi acquisissimo come amministrazione comunale 50, 60, 100 case, li mettessimo a disposizione dei turisti, utilizzando l'internet di Lucca, funzionante. Non è il mio Pasquale. No, quello che dicevi tu, quell'internet veloce, dove poter promuovere, poter comunicare velocemente, non che io devo scaricare o mandare un'email e poi devo andare a Cosenza, aspetto che vada a Cosenza, sono di servizio e mando l'email poi da Cosenza, perché da San Costo ci riesco, perché si ferma sempre, è proprio una cosa vergognosa. È vergognoso, è vero. Allora, io come amministrazione comunale darei gratis le case a tedeschi, inglesi, americani, pur di farli venire, perché poi loro a San Sosti mangerebbero, andrebbero a consumare nei bar, dormirebbero e farebbero altre cose, andrebbero a divertirsi, quindi spenderebbero. No? È un'idea. Allora, poi cosa possiamo offrire? Noi abbiamo dei maestri nell'ambiente a San Sosto. In particolar modo abbiamo un Vincenzo Maratea che a me ha insegnato tanto, che io quando parlo con lui di montagna, di ambiente, mi inebrio, perché veramente si vede proprio che è attaccato a queste cose. Dare la parola a uno come Vincenzo significa veramente capire che cos'è la montagna e cosa è l'ambiente che abbiamo a disposizione. Questa è un'altra cosa che possiamo offrire ai turisti, ma non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo gli artigiani che alzasse la mano qualcuno di voi se sa di qualche iniziativa a favore degli artigiani negli ultimi 30 anni. Cioè, io personalmente promuovo a titolo personale con il gruppo a Franchino Cammarella, perché è un liutaio. E quando vado a Cosenza, vado in tutti i paesi, in tutte le cittadine del sud Italia, ne parlo di Franchino, che fa zampogne. Allora, se andate su internet, trovate i costruttori di zampogne della Basilicata, della Puglia, del Molise, non trovate, li trovate tutti, Franchino non lo trovate. Ecco, non abbiamo l'internet di Lucca, perché non c'è nessuno che si impegni a far sì che Franchino sia messo in rete. Eppure vi posso dire che Franchino fa la migliore zampogne della provincia di Cosenza. Io ho avuto modo di constatarlo. Una visita a un turista tedesco presso il laboratorio di Franchino non sarebbe una cosa ingrata, anzi. Allora, io non voglio dilungarmi troppo, perché ci sarebbe tanto da dire, ce ne sono cose da fare e da dire. Una cosa però farei per chi volesse e avesse intenzione di investire nel centro storico. Tanto è vero che adesso ormai per centro storico intendiamo dalla casa di Benito Bosco, tutta la 105, quasi quasi anche la Giacomo Matteotti, perché si sta svuotando tutto, stanno andando tutti al piede della fiera, no? Tutti i negozi lì sotto. E apro una piccola parentesi, sbaglia chi dice che il paese si è svuotato, no, si è solo spostato, perché ipotizzate tutti quei negozi nel centro, sarebbe un caos.
mettere assieme solo il PAM, la scuola guida, la gendarmeria e poi i più grossi già sarebbe un caos, cioè, non sarebbe più pieno di una volta. Quindi non è vero, se è solo delocalizzata l'attività. Io per far venire la voglia alla gente di investire nel centro storico penserei a degli sgravi fiscali, della facilitazione fiscale, perché avesse qualche giorno intenzione di aprire un laboratorio, un ufficio o cose varie nel centro storico, cose che non sono state mai fatte. Ci sono. Allora, i prodotti caseari ne abbiamo parlato, io aggiungo due piccole cose a Vincenzo, potremmo fare il miele di fico e spedirlo in tutto il mondo. Purtroppo non ho il mio amico Michele Marino di Malvito, che fa parte del nostro gruppo, un quarantenne che è stato per 10 anni in America, ha voluto ritornare qui in Calabria, si è messo a produrre prodotti tipici, adesso li vende e li spedisce a New York, con il quale potremmo fare qualcosa assieme. No? Persona veramente intelligente, vi dico una sola cosa: i fiori di finocchio, di finocchietto quello selvatico, un chilo $800 a New York. Dopodiché mi fermo qua. Per fare tutto questo ci vorrebbe un po' più di senso civico, perché naturalmente dovremmo essere tutti più d'accordo, non dividerci sulla politica e non guardarci in cagnesco per la politica. Dovremmo essere come fratelli, siamo un paese piccolissimo, dovremmo essere veramente come fratelli e guardarci in faccia e lavorare per i nostri giovani, per dare un futuro ai nostri giovani, sfruttare l'esperienza e la memoria storica degli anziani, perché gli anziani non sono relitti da mettere da parte, anzi quello che può fare un anziano attivo è il doppio di quello che può fare un giovane. L'esperienza e la memoria storica è la capacità di trasmetterle a noi, quello che non possiamo fare noi o loro. Chiudo, Per quanto riguarda il pacchetto turistico vi faccio un solo esempio. Gigino, perché questo mi costa personalmente con il gruppo, il ristorante da Gigino, piccolo ristorante, alla Ficara, fa venire ogni anno qualcosa come 7-8 mila pugliesi durante il periodo delle castagne. Cosa fa? Io su questa idea vorrei veramente stimolare i ristoratori, perché si può fare subito. Lui in aprile, come di questo periodo, va in tutte le agenzie turistiche pugliesi, campane, siciliane, e offre un pacchetto. In quel pacchetto cosa c'è? Una cosa semplicissima: la raccolta delle castagne diretta, cioè li porta in montagna, lui si compra un pezzo di castagne a San Donato, di bosco di castagne, li porta lì e le fa raccogliere. Siccome i pugliesi sono attaccati a queste cose che hanno solo pianure, e quindi quando sentono la montagna, la castagna calabrese, impazziscono, proprio gioiscono, li porta lì, li compra, cioè fa trovare un organettista che tra l'altro accompagna, rientrano, offre prodotti tipici, arriviamo noi con il gruppo che non ormai ho tutti gli anni, facciamo mezz'oretta, tre quarti d'ora di spettacolo con i costumi calabresi, dopodiché finito il nostro spettacolo loro vengono o al santuario o vanno ad Altomondo a fare visita. Lui in piccolo porta 5-6 mila pugliesi, forse anche di più, no, non lo ricordo uno per uno, però è un bel numero. Potremmo farlo noi in maniera moltiplicata per 10, questo. Anche perché abbiamo Santa Croce, Linzogna, Artemisi e tante altre cose. Non mi dilungo molto. Se mi incontri più strada e ti accorgi che mi guardo il cielo solo sperduto, avvicinati e addomandami a dove vai. Poi se non facessi la stessa via, accompagnami per cortesia. Questi sono i versi di Peppino Grosso, dedicato a un vecchietto che spesso e volentieri viene visto sulla strada e ignorato.
Allora, spesso talmente egoisti che non ci curiamo nemmeno dei nostri anziani, dimenticando quanto hanno fatto per noi e quanto potrebbero ancora dare, se solo sapessimo sfruttare la grande memoria storica e la grande esperienza di vita che portano con loro. Ma non sono solo gli anziani ad essere dimenticati, spesso e volentieri anche tra i più giovani si creano steccati che portano alla disgregazione sociale. La nuova politica, così come ormai si cerca di fare anche a livello nazionale, si fa partecipando, ogni cittadino è tenuto a partecipare attivamente alle scelte, nessuno può permettersi di fare scelte di interesse collettivo senza confrontarsi e collaborare con i cittadini. Occorre che tutti ci mettiamo attorno ad un tavolo e pensare al futuro. Guai a chi così, come fatto in passato, continuerà a gestire la cosa pubblica, come fosse cosa propria. Noi che ne siamo convinti e lavoriamo per questo. Ci crediamo e vogliamo che si metta definitivamente una pietra su ciò che è stato, sugli errori e sulla responsabilità. Pensiamo al futuro per costruire il futuro. Grazie a tutti.